Bene, siamo qui al Parco della Rimembranza sulle mura medicee di Grosseto, in un giorno molto particolare, il giorno del ricordo, per commemorare tutti i martiri delle foibe. Qui insieme a noi abbiamo il consigliere provinciale e consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Bruno Ceccherini e Andrea Guidoni. Con loro volevamo un piccolo pensiero, una piccola riflessione su questa particolare giornata. Beh, il giorno del 10 di febbraio, il giorno del ricordo, un giorno importante per noi, per la nostra storia di italiani, dove si rivive e si ricorda e si celebra quello che è un dramma assoluto, le foibe, per cui i morti, assassinati da un regime comunista del maresciallo Tito, e il dramma anche degli esuli istriani, fiumani e dalmati, 300-350 mila persone che hanno perso tutto, la loro casa, la loro terra, i loro suppellettili, e sono dovute scappare perché il regime comunista voleva fare una pulizia etnica, voleva impossessarsi dei territori, delle case degli italiani. Per cui è nostro obbligo, è nostro dovere, tutti gli anni, ma anche, io dico, durante l'anno, parlando con i nostri figli, con i nostri nipoti, ricordarsi questa data, spiegare bene cosa è successo e far capire a tutti la grandezza di questo dramma. Bene, col consigliere comunale Guidoni di Fratelli d'Italia invece vogliamo anche da lui una riflessione su questo momento, come ha detto anche il consigliere provinciale e comunale Bruno Ceccherini. Quindi un momento particolare riconosciuto dallo Stato italiano nel 2004, dopo oltre 50 anni, da quando ci sono stati questi barbari fatti. Sì, il 10 febbraio, come diceva appunto Bruno Ceccherini, la giornata del ricordo. Ricordo perché c'è stato per troppo tempo, troppi anni, un ignobile silenzio. Sono voluti addirittura 60 anni per poter arrivare a una legge che istituisse la giornata del ricordo nel 2004. E questo per ricordare un dramma di proporzioni enormi, troppo spesso ridimensionato, troppo spesso anche negato. E anche oggi esistono delle contrapposizioni che vorrebbero sottostimare il numero dei morti che assomma da almeno 20.000 persone e degli esodati che sono tra 250.000 persone che anche giustamente solo per essere semplicemente e convintamente italiani sono stati perseguitati dai partigiani, infoibati, nascosti, come poi la storia per questo lungo periodo ha voluto nascondere. Noi quindi oggi siamo qui proprio per questo, per ricordare in maniera non per cercare una rivincita assolutamente, ma per dare e restituire una pagina di storia che non è mai stata presente nei libri e che invece deve essere oggetto di uguale testimonianza per le generazioni future. Bene, grazie.